Juventus e Napoli, partita di cartello della terza giornata del campionato di Serie A, si giocherà regolarmente secondo il volere della Lega Calcio e anche della Juventus. La decisione arriva dopo una giornata, pomeriggio-sera di sabato, particolarmente travagliata. Dopo la positività riscontrata nei confronti di un giocatore del Napoli, Elmas, e di un dipendente dello staff, la squadra partenopea è stata bloccata prima della partenza per Torino da una decisione dell'ASL Campana 1. E così la Juventus, che si è ritrovata pure con due casi di positività, in un primo tempo era in isolamento fiduciario, salvo poi arrivare dopo la serata intorno alle 21 e 18 minuti di annunciare la sua presenza in campo per la partita delle 20:45. La Lega ha aspettato un po' prima di dare il verdetto definitivo, anche perché decideva di fare consultazioni a livello più alto, e così poco dopo le 23 arriva la conferma: Juve-Napoli si giocherà. Ma il paradosso è che per il momento il Napoli, bloccato proprio dalla decisione dell'ASL Campana, rischia di avere lo 0-3 a tavolino. Sul piano del gioco invece continua la terza giornata. Sabato due anticipi si sono disputati: successo del Sassuolo sulle Crotone per 4-1 e gara e vittoria della Roma per 1-0 contro un Udinese mai Roma. In corso l'anticipo delle 12:30 tra Atalanta e Cagliari. Nel pomeriggio tre partite con l'attenzione puntata su San Siro per Lazio-Inter. A seguire poi Benevento-Bologna e Parma-Verona in contemporanea. Alle 18 Milan-Spezia. Notizie di ieri c'è stato anche qualche tassello che andava messo in evidenza perché ieri sera alle 21:10 la Lega Calcio aveva precisato di aspettare di dare un giudizio definitivo sulla vicenda di questa partita, anche perché ha avuto una serie di contatti con diversi vertici politici e anche giurisdizione e competenze della stessa ASL. Poi 4 minuti più tardi era arrivata la conferma della Juventus che sarebbe scesa in campo regolarmente. Più tardi, poco prima delle 22, c'era stata una dichiarazione della ASL Napoli 2 noto che è competente per la residenza dei due giocatori del Napoli positivi, cioè da una parte Zielinski e dall'altra Elmas. E tra l'altro le norme sono state applicate sia a livello nazionale che a livello regionale, quindi non comportava il divieto a partire per Torino, secondo il documento poi della ASL 1 che è stato visionato dall'ANSA. Naturalmente vi terremo costantemente informati sull'evolversi della situazione, ma adesso andiamo al campionato nazionale dilettanti, girone H. Oggi è in programma la seconda giornata con l'attesa per l'Audace Cerignola che deve riscattarsi dopo il 2-2 in rimonta in casa. Domenica scorsa contro l'Altamura incontrerà in trasferta la Fidelis Andria, una gara certamente non semplice. Ricordiamo il quadro completo delle partite: Fasano Sorrento, Gravina Puteolana, Fidelis Andria, Audace Cerignola, Molfetta Francavilla, Nardò Picerno, Portici Casarano, Aversa Brindisi, Taranto Bitonto ed infine Altamura Lavello. Andiamo a sentire che cosa ha detto nel pregare il tecnico della formazione Ofantina Michele Pazienza sia sulla settimana trascorsa che sulla Fidelis Andria. Ascoltiamolo. È stata una buona settimana di lavoro intensa, dove ci siamo concentrati soprattutto nella parte iniziale della settimana nella correzione di quelle che sono state le cose fatte meno bene, nella partita scorsa, e poi nei giorni successivi ci siamo proiettati sul lavoro da fare per preparare al meglio la partita di domani. È una squadra sicuramente con il morale altissimo, con una buonissima autostima, e una squadra difficile da affrontare perché ha il giusto mix, ha dei giocatori abbastanza giovani e quei giocatori esperti che riescono a guidare benissimo gli under. È una squadra fastidiosa, probabilmente una delle più difficili da incontrare in questo momento, però noi andremo ad Andrea per fare la nostra partita e con l'allenamento di oggi termineremo la fase di preparazione alla gara e sono sicuro che faremo un'ottima prestazione.
E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione speciale di Sport Report, il nostro telegiornale sportivo. Naturalmente nel corso della giornata seguiremo l'evolversi delle vicende di Juventus-Napoli e vi informeremo. In ogni caso, la prossima edizione del telegiornale, la domenica, come sempre, questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito. A più tardi e buona giornata.